E questo è un castello normanno, giusto? Soprattutto in epoca normanna fu fortificato, ma in effetti era nato su una piazza forte di epoca longobarda. Quindi qui per questo palazzo, nel 1850, dove già Non avveniva, c'era. non c'era, già avveniva l'emancipazione dal sistema Sì, feudale. sì, sì. Cioè nel feudalesimo già nel 1850 si stava andando oltre. Molto oltre, perché già Quindi prima, per già con esempio, Ferdinando II accadeva questo. Ferdinando II è stato qui. Sì, lo so, però quindi nel regno di Ferdinando II già c'era l'emersione L'emersione della feudalità, della sì. feudalità. No, sa perché è una cosa molto importante questa, perché si diceva invece che non era così. Da No, me, no, quella. all'isola Liri, già nel 1796 ci fu l'emersione della feudalità, però i Borbone sapete cosa facevano però? Non espropriavano a costo zero, pagavano chi c'era stato prima, e quindi in maniera Purtroppo, molto corretta. Poi arrivarono i sì. francesi che saccheggiavano. E vabbè, poi E dopo poi venne arrivare i anche piemontesi. l'usurpazione dei demani di questa È parte, quello dopo l'unità sì, d'Italia. galantuomini, E con l'unità diciamo. d'Italia però. Abbiamo Scario. Sì, conosciamo bene Scari. Lo so. Lasciate chiare. È responsabile. No, 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 perché non noi ci sono avevamo venuto ieri sera. responsabili. Sono uno che poi lo pulisce. Ah, ecco. Diciamo che uomo di fatica. Alla fin fine, perché qua tutti si vogliono esibire.